grazie. Grazie a tutti ragazzi, come prima cosa vorremmo ringraziare l'Alum per averci invitato qui e per la loro disponibilità. Allora, noi siamo Alessandro, Rita e Tony, e noi facciamo parte di un'associazione e adesso vorremmo introdurvela, presentarvela e speriamo che riusciremo anche a coinvolgervi, a motivarvi a fare anche parte. E, la nostra associazione crede in una formazione complementare, che è quella che riesce a dare l'università, in una formazione di persone invece che di semplici studenti. E per realizzare questo noi puntiamo sulla condivisione, perché il tempo all'università che noi abbiamo è davvero molto breve e quindi condividendo idee, esperienze, progetti, riusciremo a ottimizzare la nostra esperienza nell'ambito universitario per permetterci nel mondo lavorativo nella maniera più forte possibile. È un po' più o meno come funziona l'open source, no? Che voi entrate in maniera gratis nella nostra associazione, prendete quello che volete, lo modificate, lo rendete personale e poi ritornate a casa con questa esperienza in più. Ed è quello che noi cerchiamo di fare. Questa qua di fatti è una grandissima opportunità che noi offriamo a tutti gli studenti che vogliono fare parte di questa cosa. Ma soprattutto offriamo il potere a ognuno di voi di crearsi queste opportunità. E, di fatto voglio raccontarvi una storia, cioè noi, io personalmente sono entrato in questa situazione da pochissimo tempo ed è incredibile vedere come in poco tempo sono riuscito a occuparmi di tantissimi aspetti e a mettermi in gioco e a riuscire a fare, a toccare quello che sto facendo adesso. È davvero un'esperienza incredibile che consiglio a tutti quanti voi. Difatti questa nostra convinzione, questa nostra idea nasce dal fatto che il mondo si sta muovendo davvero in maniera molto veloce e adesso il mondo ha bisogno di persone che siano creative, innovative e riescono a connettersi fra di loro in maniera con capacità di connettersi fra di loro. Come noi riusciamo a sviluppare tutto questo? La nostra keyword è educazione complementare, quindi creare un più all'educazione che l'università cerca di fornirci. E come lo facciamo? Organizziamo una serie di eventi, tantissimi eventi, di cui io adesso parlerò. Grazie. Sì, bene. Quindi abbiamo detto che l'opportunità che noi diamo agli studenti è quella di implementare l'educazione complementare e lo facciamo tramite i nostri eventi. Quello a cui probabilmente siamo più affezionati è la competizione ingegneristica EBEC, che è l'acronimo di European Best Engineering Competition. EBEC è composta innanzitutto da due tipi di gare, il team design che comprende la realizzazione di un prototipo con determinate caratteristiche e che dovrà compiere determinate azioni, e poi c'è il case study che invece è la risoluzione di un problema manageriale gestionale che tratta temi molto attuali. La competizione in ogni caso ha una struttura a piramide e il primo round è proprio quello locale e si svolge in 88 università in tutta Europa. Quest'anno quella di Napoli si terrà il 3-4 novembre qui a Piazza Ledicchio. Successivamente i vincitori di questa competizione locale andranno a gareggiare nella competizione nazionale che comprende 700 studenti provenienti da tutta Europa. I vincitori dei round nazionali andranno poi a EBEC Final, che quest'anno probabilmente si terrà a Riga, e durante questa competizione si decreterà appunto la squadra vincitrice. Un'altra opportunità che noi diamo agli studenti sono i nostri corsi stagionali. I corsi sono corsi didattici e sono completamente gratuiti. Questi corsi diamo la possibilità agli studenti di partire per una meta europea seguendo dei corsi con un topic ingegneristico manageriale. E avranno la possibilità nonché sviluppare le loro soft skills, di apprendere
di migliorare il loro livello di inglese e appunto di fare proprio uno scambio culturale con studenti provenienti da tutta Europa. Ecco, queste sono alcune foto del corso che abbiamo fatto noi a Napoli lo scorso ottobre. Infine ci sono i workshop. I workshop sono degli eventi organizzati insieme a delle aziende che possono avere la durata di una giornata o di un mese, in cui le aziende tengono dei seminari all'interno dell'università agli studenti e danno la possibilità di consegnare il proprio curriculum in modo da poi essere selezionati per fare delle prove all'interno di quell'azienda. Adesso passo la parola a Tonia, che invece vi dirà finalmente, se siete rimasti incuriositi, chi siamo. Ciao a tutti, noi siamo BEST, Board of European Students of Technology. Siamo un'associazione studentesca apolitica, apartitica e senza, diciamo, scopo di lucro, e facciamo parte di un network costituito da studenti nell'area tecnologica e scientifica. BEST promuove la diversità, ossia dà la possibilità agli studenti di usufruire appieno di tutte diciamo, quelle potenzialità che imparano durante la vita universitaria. BEST valorizza la vita degli studenti attraverso l'organizzazione di attività che li mettono, diciamo, li buttano in queste in un'ottica internazionale. BEST. È nato nel 1989 e ad oggi consta più di 96 gruppi locali che sono distribuiti in 33 paesi europei. In Italia siamo 6 gruppi locali, tra cui Napoli, Milano, Messina, Roma e così via. Quindi tutti questi anni abbiamo raccolto più di 1 milione di studenti nell'area appunto tecnologica e scientifica. E noi chi siamo? Io sono Rita Daniele e sono la segretaria di questa associazione. Io sono Alessandro Evangelista e adesso mi sto occupando del team design di EBEC. E io sono Tonia Schiuso, la responsabile delle risorse umane di BEST Napoli. Io studio ingegneria dell'architettura, Rita anche, e lui automazione, però non vi preoccupate, ci stanno anche altri studenti che studiano informatica e si occupano di IT. Comunque, noi siamo nati nel 1994, oggi contiamo tra i 20 e i 30 membri attivi, però ci stanno anche 100 alunni, ossia quei membri che, finita la vita universitaria, quindi non essendo più iscritti alla Federico II, hanno comunque deciso di partecipare alle attività. Queste sono alcune foto della nostra associazione. Qui potete vedere anche, se riuscite a vedere, Luca, il presidente di Nalug, che ha fatto parte di una delle nostre attività. Ah, ecco perché è a 7, ho capito. Il disgraziato è stato, non c'è. Ma è ricattabile in qualche modo. Esatto, cioè fateci sapere, perché a questo punto... vabbè, magari ne parliamo fuori. No, pubblicamente, non ci sono problemi. Continuiamo, sono gli scuole minuti. E in questi 22 anni noi abbiamo organizzato 49 eventi qui a Napoli, tra cui eventi esterni in cui possono partecipare studenti della Federico II, come abbiamo già detto EBEC, corsi didattici, workshop e così via, eventi interni a cui possono partecipare però solamente membri dell'associazione, tra cui train shop, assemblee generali con tutti, diciamo, i membri delle associazioni europee e così via. Inoltre, come potete vedere, questa è una foto molto bella. Qui abbiamo tenuto un evento interno con alcuni training che abbiamo fatto noi, ma anche dei trainer internazionali agli, diciamo, ai membri nuovi, come, non lo so, Alessandro e anche altri. Quindi in totale abbiamo raccolto 122 membri in tutti questi anni e speriamo che aumenteranno sempre più, se siete interessati. Se voi appunto siete interessati, potete contattarci o all'indirizzo email best@napoli.eu.org oppure iscriverci sulla pagina ufficiale di Facebook Best Napoli. O ancora meglio, passare nel nostro ufficio che sta qui a piano terra e
niente, siete comunque benvenuti, essendo appunto un open source, quindi se siete interessati ci farà piacere ricevervi nel nostro ufficio. Ah. Comunque, grazie a tutti per l'attenzione e se avete... Don't panic and keep your questions.